I notturni di Ameria Radio, a cura di Massimiliano Sanza. Buonasera da Massimiliano Sanza, benvenuti a questa puntata dei notturni di Ameria Radio che dedichiamo alla scuola di Vienna. Ascolteremo infatti in ordine il Werklacht Nacht, opera 4, notte trasfigurata, per sei strumenti ad arco di Arnold Schoenberg. A seguire ascolteremo di Alban Berg le Lyrische Suite per quartetto d'archi. La prima composizione che andremo ad ascoltare è, come abbiamo detto, il Werklacht Nacht, la notte trasfigurata per sestetto d'archi. È la prima grande composizione strumentale di Arnold Schoenberg, il primo vero traguardo compositivo di un autore dell'epoca 24enne e sostanzialmente autodidatta. Il periodico riapparire del brano nella biografia del compositore testimonia della sua importanza, concepita per sestetto d'archi nel 1899 in sole tre settimane. Esiste di questa composizione anche una trascrizione per orchestra d'archi datata 1917, riveduta poi nel 1943. Si tratta di un poema sinfonico ispirato a una lirica di Richard Demel. Nella composizione poetica si narra come, passeggiando una notte in un parco, una donna confessi al suo amante di aver sposato un uomo che non ama e di aver concepito un figlio da quest'ultimo. Teme di essere abbandonata dall'amante, ma l'anima generosa dell'uomo la rassicura. Il calore dell'amore, in armonia con la radiosità della natura, trasfigurerà il figlio della donna, facendolo appartenere ad entrambi. L'esecuzione di questa sera è del Hollywood String Quartet, composto da Felix Slatkin e Paul Shore violinisti, Paul Robin la viola, Eleanor Alex Slatkin violoncello, con l'aggiunta, in questo caso, appunto parliamo di un sestetto d'archi, di Alvin Dinkin alla viola e Kurt Rehr al violoncello. Buon ascolto.
Thank you.
di Arnold Schoenberg abbiamo ascoltato Verklärte Nacht, opera 4 per sestetto d'archi. Ascoltiamo ora di Alban Berg le Lyrische Suite per quartetto d'archi. Le due opere di Berg, Wozzeck e Lulu appartengono al patrimonio più alto del teatro musicale, ma anche nel resto della sua produzione il compositore avvertì sempre il fascino della mediazione teatrale del suo messaggio. Già Adorno definì la Lyrische Suite un'opera teatrale latente, mentre Rognoni ha parimenti parlato di dramma sottointeso, interiore, senza alcun riferimento ad un tema letterario. È possibile che i portati dell'espressionismo avessero esaltato questa capacità di Berg di conferire alla sua composizione una drammaticità intima e, in certo senso, assoluta. Comunque la suite sorprende per l'adozione di ampio respiro della melodia pur nella tecnica dodecafonica. La serie non è dunque soltanto elemento strutturale di un'architettura basata sul numero, ma anche fonte di variazione ed elaborazione di un tema. Il programma della suite è contenuto negli appunti preparatori. Esso è concepito in 6 movimenti così suddivisi: allegretto dodecafonico, andante libero, allegro dodecafonico trio libero, adagio dodecafonico, presto libero, i due trii dodecafonici, largo dodecafonico. Ad eseguirlo sarà la Juilliard String Quartet, composta da Robert Mann e Harley Carlis al violino, Samuel Rhodes la viola, Klaus Adam violoncello. Massimiliano Sanza vi augura un buon ascolto e una buonanotte con i notturni di Ameria Radio.
Thank you.
Avete ascoltato I notturni di Ameria Radio, a cura di Massimiliano Sansa.